Diffamazione. La giunta comunale denuncia Monica Paolino. L'esecutivo dà mandato al sindaco Cristoforo Salvati di procedere alle querele nei confronti della consigliera regionale di Forza Italia, moglie dell'ex sindaco Pasquale Liberti. Ne va dell'immagine della nostra amministrazione, lesa e diffamata nell'onorabilità delle dichiarazioni rilasciate dalla Paolino, le parole del sindaco ai suoi assessori. Ma l'unità sull'atto non c'è stata. Hanno votato appena 5 componenti sugli 8, sindaco compreso. Si sono defilati, lasciando la seduta, Raffaele Sicignano, Antonella Sicignano e neoassessore ai lavori pubblici Antonio Carotenuto. L'esponente regionale aveva chiesto un incontro con il prefetto Francesco Russo in virtù dell'allarme lanciato dal sindaco sul tema sicurezza. Nella sua missiva indirizzata al prefetto, la Paolina scriveva: «Non vorrei che dietro le continue sollecitazioni del sindaco ci siano ragioni che sin dalla sua elezione sono sotto gli occhi di tutti. In particolar modo mi riferisco ad alcuni soggetti che orbitano intorno e dentro l'attuale amministrazione», continua la Paolino. «Persone indagate per il reato previsto dall'articolo 416 ter, persone sulle quali pendono accuse gravi di estorsione, persone indagate per corruzione per esercizio della funzione millantato credito favoreggiamento personale». Da queste parole è scaturita la denuncia. La provincia dà mandato ai propri legali dell'avvocatura interna di recuperare dai comuni morosi il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente relativamente agli anni 2014 e al 2015. Ad aver evaso il pagamento della tassa, infatti, risultano essere ben 34 comuni, da nord a sud del territorio provinciale, senza esclusione di nessun comprensorio. Fra i comuni inadempienti, salta immediatamente all'occhio come ci siano anche quelli degli ultimi due presidenti della provincia, Giuseppe Canfora Sarno, che è stato a capo della provincia fino al 2018, e l'attuale presidente Michele Strianese, San Valentino Torio. Accogliamo con grande entusiasmo la notizia che domenica 14 giugno la comunità scafatese possa finalmente tornare ad appropriarsi dopo anni degli spazi della villa comunale, anche in considerazione del fatto che in questa ripresa dalla pandemia di Covid-19 è necessario garantire ai cittadini la presenza di spazi aperti dove potersi incontrare e confrontare nel rispetto delle distanze e di tutte le misure di sicurezza del caso. Tuttavia, le esperienze a cui ci ha abituato l'odierna amministrazione ci rendono difficili, seppur speranzosi di poter essere smentiti, che gli spazi della villa possano tornare ad essere goduti così come si aspettano i cittadini. Basti pensare alla sbandierata apertura dello stadio comunale di qualche mese fa, a cui ha fatto repentinamente seguito una nuova chiusura. La città non merita nuove delusioni. Con queste parole Francesco Carotenuto, segretario di Scafati Arancione, ha commentato l'imminente riapertura della villa comunale di Scafati, evidenziando la necessità da parte dell'amministrazione di profondere ogni possibile sforzo per garantire una gestione e una manutenzione dignitosa della villa comunale. Il bene confiscato alla Camorra in via Sarno Palma Sarno, ex centro polifunzionale Malvin Jones, viene dato in comodato d'uso all'ASL per farne un centro di igiene mentale e scoppia la polemica. L'opposizione infatti non è d'accordo. Dopo anni di abbandono ed incuria, dice il consigliere Giovanni Montoro, il comune di Sarno concede all'ASL Salerno per 50 anni l'immobile, invece di destinarlo alle associazioni come luogo di aggregazione per il sociale. Dura la replica della maggioranza attraverso l'assessore al governo del territorio e Eutilia Viscardi. Con grande sgomento leggo le polemiche sollevate, dice la Viscardi, perché nella nostra città nascerà un centro pubblico dedicato alle persone meno fortunate. Un dipartimento di salute mentale, dice ancora l'assessore Viscardi, come quello che nascerà a Sarno, programma, attiva, coordina e verifica le attività di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e promozione della salute mentale a favore delle persone in ogni fase della loro vita. Ci saranno laboratori con personale specializzato pronto ad aiutare e curare.